Allora, mi chiamo Barbara Pirasa, vengo dalla bellissima Sardegna, Italia. I miei problemi sono iniziati magari da piccola, perché prima non è che si curavano tanti denti, più che altro a livello economico, magari era costoso, quindi ho iniziato magari a curarli già da ragazza grande, quando stavo lavorando, e quindi ho iniziato tardi, perdendo magari i molari. Io ho perso tanti molari piano piano, e poi alla fine mi sono rimasti solo i denti proprio davanti, sopra e sotto, e poi alla fine ho deciso che bisognava comunque fare qualcosa. Comunque ho iniziato a perdere anche un po' l'estetica, perché piano piano, perdendo i molari, si stava rovinando anche l'aspetto estetico. Poi comunque ne avevo tanti traballanti, quando masticavo avevo dolore, quindi in effetti dovevo per forza comunque intervenire. Ho iniziato questo percorso e mi sono resa conto che comunque, certo, non è una passeggiata mettere 10 impianti, fare delle ricostruzioni. La prima settimana è un po', diciamo, difficoltosa, sì, un po' più che dolore, magari fastidio, poi ci sono i punti, però piano piano l'abbiamo superata e poi alla fine abbiamo ottenuto questo bellissimo risultato e questo mi ha ripagato di tutto il lavoro che abbiamo fatto fino adesso. Quando siamo arrivati qui a Chisinau, non nego che prima di arrivare, essendo intanto in un paese extracomunitario anche, quindi in effetti anche a livello di leggi, noi poi siamo arrivati che c'era già il Covid, quindi anche un sacco di trafila negli aeroporti, eccetera. E poi comunque siamo arrivati in un paese dove noi non conosciamo la lingua. Intanto in clinica si parla l'italiano, tutti parlano l'italiano correttamente, quindi loro capiscono noi, non c'è bisogno che noi capiamo loro. Poi anche alle persone comunque sono persone buone, diciamo, brave, disponibili. Chisinau poi è un ambiente dove non c'è neanche microdelinquenza, dove ci sono tante famiglie, tanti bambini, tanta gioventù, quindi un bellissimo ambiente, oltre alla clinica che è un'eccellenza, appunto, però anche l'ambiente circostante è bello, ci siamo trovati benissimo. Allora, il giorno che a me mi ha messo i denti, dottor Eugenio, siamo usciti fuori con mio marito e abbiamo detto, vabbè, la prima cosa che facciamo, era tardi, era ora di pranzo, andiamo a mangiare intanto, proviamo un po' questi denti. Siamo rimasti tutto il pomeriggio in giro e non facevamo altro che sorridere, perché ci è venuta questa specie di ridarella. Tutto il pomeriggio a ridere come bambini, davvero. È importantissimo sorridere, perché sorridi con la bocca, sorridi con gli occhi, poi ti dimentichi anche di sorridere con gli occhi se non sorridi con la bocca, e quindi secondo me è una delle cose più importanti. Siamo stati al laboratorio, sì, abbiamo visto anche come si creano i denti e tutto il lavoro che c'è dietro, l'equipe di questi ragazzi giovanissimi. Bellissimo, questo laboratorio bellissimo. Ho tante persone che lavoravano tipo formichine, tutti i macchinari extra moderni, ultramoderni, tutto bello, tutto professionale. Dopo aver visto questo laboratorio, mi sono ancora, ho detto, sono arrivata in un posto dove comunque ho fatto bene a venire qui, perché è un posto dove si lavora bene e sono sicura che il lavoro che ho fatto sarà un lavoro per la vita, diciamo, per il resto della nostra vita.